Aida Jespica ospite con i finalisti del GF di Paverissimo, le ultime sulla sua relazione terminata l'esperienza del grande fratello VIP. È tempo per i nostri VIP di tornare alla vita di sempre. Questo comporta affrontare delle questioni lasciate irrisolte, tenute in sospeso durante la permanenza nella casa. E tempo di riflessione e confronti per Aida Jespica, quinta finalista della seconda edizione del GF VIP. Durante il suo trascorso nella casa, oltre che per la sua straordinaria bellezza, ha fatto parlare di sé per la crisi avuta con il suo fidanzato ed imprenditore JP Lama. Nella casa la showgirl venezuelana ha legato molto con la maggior parte degli inquilini, in modo particolare con Jeremias Rodriguez, verso il quale ha sempre detto di provare semplice amicizia. Il fratello di Cecilia sembrava invece vedere in modo più intimo la Jespica e dunque più di qualcuno ha pensato maliziosamente sui due. JP, durante una puntata, fece pervenire un messaggio alla sua fidanzata, in cui esternava il suo fastidio, in virtù del rapporto con Jeremias. A Verissimo la padrona di casa, Silvia Toffanin, ha intervistato la modella sudamericana, trattando ovviamente tale argomento, per aggiornare il pubblico sulle ultime vicende della coppia. Aida Jespica e JP Lama, storia finita o nuovo inizio, il sentimento tra i due dunque è svanito, o si è solo accantonato? La prima ipotesi sembra essere del tutto veritiera, a fronte delle parole della Jespica a Verissimo. JP ed io siamo ancora fidanzati. Ha capito che nella casa non c'è mai stato nulla, ha detto la showgirl. Parole sincere, anche perché la Jespica, nel momento in cui si era messa in luce questo equivoco, era davvero dispiaciuta. Non ha mai messo in dubbio i suoi sentimenti ed ora avrà modo di godersi la sua relazione, avendo terminato la sua esperienza al GF VIP. Aida Jespica e tanto altro nella prossima puntata di Verissimo. L'intervista di Aida Jespica a Verissimo sarà trasmessa sabato 9 dicembre, in onda su Canale 5 a partire dalle 16. Oltre ai finalisti del GF VIP, ci sarà anche la loro madrina, Ilari Blasi. Non perdetevi questo appuntamento.